Grazie, a Dossier Salute siamo in compagnia del dottor Francesco Russo, chirurgo plastico, ricostruttivo ed estetico che opera tra Milano e Dubai e nello specifico si occupa di rimodellamento corporeo. Buongiorno dottore. Buongiorno, grazie per avermi invitato. Dottore, primo argomento di oggi, che cosa si intende per rimodellamento del corpo, cioè quali sono gli interventi o trattamenti specifici che interessano appunto il rimodellamento del corpo? Allora, con il termine di rimodellamento corporeo si intende un insieme di procedure chirurgiche tese ad un ripristino della normale morfologia corporea a seguito di eventi quali ad esempio un dimagramento massivo oppure una perdita di peso a seguito di dieta ed esercizio fisico o semplicemente a seguito di una gravidanza. E nello specifico gli interventi sono rappresentati dalla liposuzione, dall'addominoplastica, dal lifting delle cosce e delle braccia e dalla mastopessi o lifting del seno. Dottore, mi conferma che oggi il rimodellamento del corpo è un insieme di interventi di chirurgia estetica che sono sempre più richiesti e come mai? Certo, assolutamente glielo confermo in quanto con l'avvento dei social network sicuramente il corpo ha assunto una importanza pari a quella del viso, rappresenta un po' il nostro biglietto da visita e comunque ci si tiene sempre di più all'aspetto fisico ed in generale anche al fatto che si sia in forma e che quindi il corpo sia in perfetta armonia. Lei prima ha elencato una serie di interventi, le chiedo se a questi possono accedere tutti coloro che non si sentono a proprio agio con il proprio corpo o ci sono delle controindicazioni o limiti importanti? Allora, sicuramente dobbiamo ricordare che essendo degli interventi chirurgici, tutti i pazienti che vogliano accedere a tali procedure devono essere esaminati attentamente e quindi deve essere effettuato uno screening da un punto di vista globale dello stato di salute, per cui soltanto gli individui che sono in uno stato di salute ottimale possono accedere a questo genere di interventi. Grazie, dottore. Grazie mille.